chiunque, direi. Vediamo bene, e il piazzale è libero, però mettiamoci vicino là, direi che è perfetto. Anche perché non si sa mai, per qualsiasi problema che c'è, hai un vicino. Ma non gli saremo troppo addosso che gli diamo fastidio? Ma no, i camperisti sono come le api e il miele, dove ce n'è uno arrivano tutti gli altri. Uno dei comportamenti tipici del camperista è quello che, nonostante ci sia un piazzale enorme, si deve mettere per forza vicino ad un altro. Il che potrebbe essere giustificato davanti a un motivo di sicurezza reciproca, però peccato che si posizionano spesso molti come mi sono posizionato io, tale per cui il tuo vicino non può nemmeno ad aprire la porta, o peggio, se per caso decide di grattarsi l'orecchio, voi nella notte lo sentite. Ecco, tenete presente che una delle buone norme nella sosta, che sia libera o che sia organizzata, è di lasciare un po' di privacy al vostro vicino e anche a voi stessi e alla vostra famiglia. Come ho detto già altre volte, questa privacy potrebbe salvare il vostro matrimonio.